Bentornati sul mio canale. Dopo un po' di pausa che ho fatto questo mese, infatti non so più parlare, ma ricominciamo. Ciao Neondito, bentornati sul mio canale. Questo è il video dei preferiti del mese in collaborazione con Angenia e troverete il suo link qua sopra. Come appunto ormai vi ricorderete, perché tutti i mesi ve lo ricordiamo, sarete anche stanchi, ogni primo del mese condividiamo con voi quelli che sono stati i nostri preferiti creativi e visto che siamo al 31 di maggio, ma per voi primo di giugno, è giunto il momento. Quindi cominciamo. Colore preferito. Dunque, diciamo sempre che non è necessario che sia un colore delfino. Infatti io per questo mese scelgo questi! Sono dei brillantini super mega meravigliosi che ho trovato su AliExpress, non so in quale negozio perché ho comprato da tipo 850 negozi circa 1000 bottigliotti di glitter, quindi onestamente non mi ricordo neanche più. Oh mio Dio, che caldo! Tutto bene? E quindi niente, questo color glicine barra rosa Rapunzel che mi piace da impazzire e mi piace un sacco. Quindi questi. Non so se si è capito, ma questi. Poi, minuteria preferita. Questa qua. Sono quei nuovi. Vediamo se c'è scritto. Cosa sono? Charm cavo, orologio rotondo, color oro 5.3. Sì, allergia, non so a cosa, ma è sicuramente allergia. Dicevo, questi qui che sono una cosa meravigliosa, anche se non li ho ancora provati, però ho grandi progetti per loro, non vi dico ancora cosa, ma sono molto ansiosa di provarli. Però sì, questi sono decisamente i miei preferiti. Li ho presi anche in forma ovale, quindi vedremo un po' cosa salta fuori. Poi, creazione preferita mia, perché come sempre c'è la creazione preferita mia e la creazione preferita di Tonia. Allora, l'abbiamo già specificato in altri video, io e lei abbiamo gusti davvero molto simili, non solo per quanto riguarda le creazioni di film, ma in generale ci piacciono colori simili, insomma abbiamo gusti simili, perciò non fatevene un cruccio se per caso entrambe scegliamo la stessa creazione. Non ci sia mia che sua, che viceversa, non ci mettiamo d'accordo perché sarebbe stupido farlo. Semplicemente è venuto così, quindi ve lo dico nel caso questa fosse la stessa creazione preferita che ha scelto lei. E nel mio caso è questa qua, che ovviamente non mette a fuoco perché è simpatico. Comunque, vi metto la foto. E perché sì, diciamo che sto sperimentando un pochino per rinnovare un po' lo stile, per migliorarlo, sì, per fare qualche esperimento, diciamo. E questa è venuta fuori in un modo abbastanza carino, per cui ne sono soddisfatta. Questa è la mia preferita del mese. Per quanto riguarda la creazione preferita di Tonia, ne avrei due, però una era rosa, quindi ha vinto quella e ve la faccio vedere. E mi piace tantissimo perché, allora, intanto è praticamente la mia sfumatura di rosa preferita. E poi è stupenda, mi piaceva la posa, mi piaceva la sensazione che comunicava, non lo so, mi piaceva davvero tantissimo. E è stata venduta, per fortuna sua, alla Milano Comics. Peraltro, piccolo inciso, mi sarebbe piaciuto fare un video. Appunto dove vi parlo un po' della Milano Comics e peraltro anche del Carpicon, che è un'altra fiera a cui ho partecipato, ma non ne ho avuto voglia, cioè vi giuro, è stato un mese veramente molto pieno e molto intenso, per cui avevo bisogno di riprendere un attimo il mio spazio, per cui adesso cercherò di mettere insieme un po' tutte le cose che vi dovevo dire
e farò questo video. Spero che non sia troppo strano girarlo quando ormai sono passate 2-3 settimane, ma mi perdonerete. Oppure no. Andiamo avanti. La creazione preferita di una persona X, quindi di un altro creativo. Non lo so, per quanto il design possa sembrare abbastanza, diciamo, semplice, non lo so, mi è piaciuta tantissimo. Infatti ne ho presa, ho preso una, non mi viene la parola, un portachiavi, che però farò diventare collanina, perché è stupenda, era troppo carina, cioè era, insomma, gatti e sirene insieme sono una cosa fantastica, per cui ho molto caldo. Oh mio Dio. Voglio l'inverno, va bene. Quindi sicuramente questa ragazza, cioè questa creazione. Mi devo andare a sfiare il naso. Ho mai menzionato il fatto che odio l'estate. Odio l'estate. Andiamo avanti con la nuova scoperta. Allora, io devo ringraziare Paola di non mi ricordo che negozio, ve lo scrivo qua sotto perché non ce la posso fare. Praticamente è venuta al Carpicon in fiera perché loro hanno un negozio di fumetteria. Scusate, mi è arrivato un messaggio su Etsy, mi distrae. Hanno una fumetteria che vende anche, penso, materiale creativo. E quando appunto è venuta qua a Carpi, mi sono imbattuta in questo bellissimo artbook di un'autrice, peraltro italiana, di cui non ricordo il nome. Allora, si chiama Loputen, il titolo dell'artbook. E l'autrice si chiama Jessica Cioffi. Io non avrei mai detto che fosse italiana, perché è davvero uno stile molto simile a quello giapponese, però non lo so, cioè io non ve lo faccio vedere perché se vi piace lo stile, vi assicuro che questo è solo proprio la punta dell'iceberg. Dentro le illustrazioni sono una più bella dell'altra, quindi io non vi spoilerò niente. Se vi piace vi consiglio di prenderlo, anche perché costa 15 euro, e oltretutto ad esempio la carta è molto spessa. Cioè è davvero di ottima qualità, quindi ve lo consiglio sicuramente. Peraltro mi sarebbe piaciuto molto contattare questa autrice per chiederle se magari potrei creare qualche bambolina ispirata alle sue illustrazioni, perché sono una meraviglia per gli occhi, vi giuro. Io mi sono incantata a guardarle e ogni volta che ci ributto l'occhio succede la stessa cosa. Quindi se non si fosse capito, mi è piaciuta molto, ecco. Cosa mi ha ispirato di più questo mese? Assolutamente niente. Nel senso che finito di creare le cose per la fiera, che non erano ispirate proprio da nulla, non ho più fatto niente e quindi non sono ispirata. Non sono stata ispirata. Le uniche cose che ultimamente mi sono fatta ispirare dei miei amati colori ad acquerello, ma a parte questo sinceramente non mi ha ispirato niente questo mese. Penso che sia tipo la quinta volta che dico che non mi ha ispirato niente, ma fa lo stesso, insomma. Andiamo avanti. Lo stampo del mese è questo qua, perché fa una, cioè insomma, una volta che cioccolato la resina, dopo aver cioccolato la resina, ho avuto modo di sperimentare un po' e mi è piaciuto davvero tantissimo il risultato finale, per cui mi piace molto e quello è sicuramente lo stampo del mese. La creazione in resina preferita è questa qua. In realtà sarebbe questo il fronte, perché c'è la luna in rialzo. No ragazzi, non ce la faccio, c'è la luna che viene fuori, insomma. Però guardate quanto è bella la parte dietro, è fantastica, quindi questa è la mia creazione preferita. Poi il disegno preferito ce l'ho, è una metà via fra una creazione e un disegno, ma fa lo stesso, mi perdonerete. Che vita grama, vabbè. È questa illustrazione qua, cioè illustrazione è una parola molto grossa, praticamente è un cameo che ho dipinto, è un cameo in pasta, in ceramica fredda che ho dipinto con acrilici, e praticamente la scena che ho dipinto, che ho voluto rappresentare, è quella
di Ariel ed Eric che provano a baciarsi nella laguna prima di essere interrotti dalle murene, quelle lì. Poi il sottofondo preferito. Questo è che è Can't Stop the Feeling, che praticamente dovrebbe essere la canzone di un film d'animazione, i Trolls, una roba del genere che io non l'ho visto, e di Justino Timberlake, quindi questa qua sicuramente mi è piaciuta da matti. E poi la citazione preferita, beh, diciamo che non ce n'è una nello specifico. Condivido con voi una filosofia che ho provato ad applicare a diversi ambiti e diversi aspetti della vita di tutti i giorni, e cioè che tante volte noi ci fossilizziamo letteralmente solo sugli aspetti negativi di ogni questione, quindi la fisicità che magari non ci piacciamo, in campo creativo del fatto che magari non ci piace quello che creiamo, ci vediamo da meno, ci vediamo inferiori rispetto ad altri. Di nuovo in ogni campo possibile e immaginabile, tanto nel lavoro quanto nella vita personale. E però la verità è che le cose positive che noi abbiamo fatto tendenzialmente sono molte di più rispetto a quelle negative su cui invece noi ci focalizziamo. Per cui il mio consiglio, più che la mia citazione, sarebbe quella appunto di quando ci trovi di pensare a queste cose positive quando ci troviamo in... Oddio, ho appena visto una cosa inquietantissima, cioè... Oddio! Questo è il primo esperimento che avevo fatto per il contest di non so cos'è quello delle OAC polimeriche, però è inquietantissimo perché era proprio nell'angolino che mi spiava. Vabbè, ok, scusate. Dicevo, quindi magari proviamo a focalizzare la nostra attenzione sulle cose positive che abbiamo fatto, gli obiettivi che abbiamo raggiunto, invece che sulle cose negative che tendiamo sempre a ricordare, perché comunque quelle le conosciamo già, sappiamo già che ci sono, e però tante volte abbiamo bisogno di vedere la parte positiva della questione, anche per aiutarci a superare magari un momento più difficile o insomma ci siamo capiti. Lo so, sono profonda, ragazzi. Peraltro, non so se si vede, ma sono tutta fucsia perché sono andata a girare con i pattini in questi giorni, con un sole che, cioè, picchiava, che sembrava di essere nel Sahara. E quindi, se sono a chiazze, il motivo è quello. Ma vabbè, fa lo stesso. Niente, quindi direi che abbiamo finito anche per questo mese. Ricordatevi di andare a vedere il video di Tonia se non l'avete già visto. Se non l'avete già visto, vistatelo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, che non so quando sarà, ma vedrete che prima o poi sarà. Alla prossima, ciao!